L'obiettivo di oggi è quello di, anche di ieri, quello di difendere la filiera dell'industria chimica italiana, perché la riteniamo essenziale per un'economia manifatturiera come quella del nostro paese. Noi pensiamo che un'ipotesi di cessione, così come viene presentata, è un'ipotesi di cessione che oggettivamente mette a rischio la possibilità del nostro paese di continuare a fare industria chimica. L'Eni è una delle società più grosse che abbiamo in Italia, quindi neanche ci vogliamo pensare cosa succederebbe. Sicuramente andremo come Italia a rotoli proprio, quindi stiamo parlando di 5.700 occupati nella chimica in Italia. A questo punto non lo so, penso che ne vedremo di belle. Dopo 60 anni di storia è impossibile che succeda questo, non lo permetteremo. Noi siamo qua a chiedere delle risposte, è la terza volta che scioperiamo, questa volta siamo venuti a Roma, quindi ci auguriamo che la nostra voce si faccia sentire e le risposte arrivino. Speriamo. Speriamo che sia il governo, che il ministero decida di incontrarci. Noi abbiamo mandato anche una lettera al Presidente della Repubblica perché convinca Renzi a rilanciare questa idea di politica industriale del paese legata all'Eni, per cui sia la raffinazione, sia la chimica, ma anche l'impiantistica. Un'idea di politica industriale per rilanciare un modo di fare politica industriale sulla questione della sostenibilità. Noi stiamo facendo una battaglia quindi per difendere il futuro del paese, perché non c'è futuro se si indebolisce l'industria, è quello che sappiamo fare meglio, è quello che per tanti anni ci ha dato da mangiare e continua a darci da mangiare, anche nella crisi. Tutti si sono resi conto di quanto è importante nell'economia nazionale l'industria.